Buonasera a tutti, questa sera il nostro ospite è Matteo Andreozzi, che ringrazio di essere venuto, di essere qui. Matteo è dottorando di ricerca in filosofia all'Università degli Studi di Milano e svolge il suo lavoro di ricerca sul tema dell'etica dell'ambiente nel pensiero contemporaneo. Matteo ha scritto diversi saggi, articoli scientifici e ha anche pubblicato un libro che si intitola Verso una prospettiva ecocentrica, ecologia profonda e pensiero a rete per le edizioni LED, uscito nel 2001. Ed è attualmente visiting scholar presso il Rachel Carson Center di Monaco di Baviera. Allora, oggi siamo qui con Matteo per parlare di un libro di cui è curatore, appena uscito per le edizioni LED, adesso nel 2013, libro che si intitola Etiche dell'ambiente, voci e prospettive. Questo è un libro che racchiude una mole considerevole di contributi sul tema dell'animalismo, dell'ambientalismo e dell'ecologia. Il libro è diviso in sezioni, ognuna delle quali affronta questo tema da una prospettiva specifica. E dicevo, il libro raccoglie numerosi contributi di autori sia stranieri sia italiani e in particolare di autori sia diciamo conosciuti e di standing internazionale sia di autori più giovani ed emergenti. E questo libro vorrebbe offrire non solo e non tanto diciamo una panoramica dello stato dell'arte per quanto riguarda l'etica ambientale, né tantomeno un manuale, quanto piuttosto una vera e propria bussola che possa aiutare il lettore ad orientarsi tra le diverse prospettive, i diversi approcci che hanno a che fare appunto con l'ecologia, l'animalismo e l'ambientalismo. Trovo che sia un libro estremamente interessante e utile. Io ancora non l'ho letto, ma ho visionato l'indice e alcuni capitoli. Utile non solo innanzitutto ovviamente per chi non sa nulla di animalismo, di antispecismo, di ambientalismo, ma anche per chi magari è attivista in questi ambiti e che troverà in questo libro un aiuto, secondo me, ad un pensiero critico, non dogmatico, non settario e quindi anche meno intollerante, meno integralista. Perché dico questo? Perché è un libro che mette insieme alcune prospettive parzialmente confliggenti e alcuni punti di vista non banali. Faccio un esempio, si passa dallo specismo liberazionista di un filosofo che si chiama Zamir, che è un filosofo israeliano che sostiene la perfetta compatibilità di una prospettiva specista, seppure in senso debole, con l'obiettivo della liberazione totale degli animali. Per andare poi ad alcuni contributi dell'ecofemminismo, alcuni dei quali, per esempio, criticano la scelta morale vegana e vegetariana perché la vedono come un'imposizione. Ecco, quindi c'è una ricchezza di prospettive, di punti di vista che secondo me è estremamente utile. Ora siamo qui con Matteo appunto per parlare di questo libro e la prima domanda che vorrei farti, Matteo, riguarda proprio il libro e la sua genesi, cioè come è nata l'idea di questo libro che racchiude contributi così per certi aspetti diversi e come sei riuscito a mettere insieme tutti questi autori? Beh, innanzitutto grazie dello spazio che mi state concedendo con questa intervista e grazie anche a nome di tutti gli altri autori che non possono per evidenti motivi partecipare a questa breve presentazione. Sì, il volume, come hai specificato te, vuole raccogliere più punti di vista su diverse questioni che hanno come minimo comune denominatore una relazione etica tra l'essere umano e il mondo naturale non umano, quindi gli animali non umani, la natura, l'ambiente, i fenomeni atmosferici e quant'altro. L'idea nasce da un laboratorio didattico che si è svolto l'anno scorso presso l'Università degli Studi di Milano, in cui in un clima di impronta seminariale all'interno diciamo di un progetto didattico promosso dalla professoressa Laura Boella, che è docente ordinario di filosofia morale e di etica dell'ambiente all'interno dell'Università di Studi di Milano, si sono invitati diversi studiosi più affermati nel campo dell'etica dell'ambiente a portare la loro prospettiva al cospetto degli studenti che hanno così potuto interagire e dialogare con loro su diverse questioni. Durante questi incontri hanno partecipato autori più conosciuti nei propri ambienti di riferimento come Guido Dalla Casa o Massimo Filippi, altri un po' meno conosciuti come Silvia e più giovani come Silvia Liberti o Selva Marengo,
e hanno portato appunto all'attenzione di studenti che generalmente non avevano conoscenza e dimestichezza con la materia i propri settori, diciamo i contenuti delle proprie ricerche. In seguito a questo laboratorio si è a lungo discusso anche con gli studenti sulla possibilità di raccogliere i frutti di questi scambi e di questo dialogo aperto, che di fatto un dialogo aperto. Da lì il cerchio dei possibili partecipanti si è allargato anche a possibili studiosi internazionali che, diciamo, si sono trovati interessati al genere di pubblicazione, come nomi più conosciuti come Peter Singer, Carol Adams, Acampora, John Collicott, Greta Garbe, Holmes Rolston, i quali hanno deciso così di partecipare a questo volume. Volume che alla fine ha raccolto anche una prefazione molto calorosa da parte di Serenella Iovino, che è una delle autrici più conosciute a livello italiano sul campo della filosofia ambientale. Il volume si struttura in 5 sezioni brevemente. La prima, che vuole essere proprio di invito e di testimonianza da parte di autori più famosi italiani e internazionali, che si chiama Perché studiare le etiche dell'ambiente, cerca di fornire diverse prospettive sul perché sia importante studiare queste diverse prospettive, e poi 4 macro sezioni: una umanità ambiente, che affronta il problema del rapporto tra l'umanità e l'ambiente non umano da un punto di vista antropocentrico debole, antropocentrico nobile o antropocentrico rivisitato. Una seconda sezione sugli animali non umani e il rapporto con l'essere umano, il rapporto infine più avanti nella terza sezione tra società e natura, che vede, diciamo, e approfondisce da un punto di vista dell'etica sociale il rapporto tra l'essere umano, gli animali non umani e l'ambiente, e poi un'ultima sezione che approfondisce invece quella che è definibile come etica ecologica. A conclusione poi del volume, a testimonianza di quello che giustamente tu hai sottolineato, dell'intento di voler fare da guida, da bussola ai lettori anche meno esperti e meno informati su questo genere di studi, vengono offerte 2 grosse bibliografie di riferimento e di orientamento, sia in letteratura sia in lingua italiana, quindi bibliografia di riferimento pubblicazione letteraria nella nostra lingua, sia in lingua inglese. Questa è un po' la struttura del volume e l'esperienza che ha portato a questo volume, che, come appunto ho tenuto a sottolineare, è un'esperienza già di scambio tra studenti e studiosi. Perfetto. Ti ringrazio di questa panoramica appunto del volume, e adesso vorrei con te andare un po' più nello specifico su alcuni temi che riguardano soprattutto la seconda parte del volume, quindi la parte dei contributi che riguardano non tanto l'antispecismo quanto l'ecologia e l'ambientalismo. Questo per una ragione molto semplice, perché in questo spazio di approfondimenti su Liberi TV ci è già capitato di parlare di antispecismo, anche se naturalmente abbiamo solamente potuto scalfire per adesso tematica, essendo una tematica estremamente complessa, mentre invece non abbiamo ancora mai parlato di tematiche che riguardano l'ambientalismo e l'ecologismo nelle sue varie sfaccettature. E siccome le prospettive e le correnti invece sono molto ricche, feconde e anche parzialmente confliggenti, mi interessa con te approfondire questo aspetto sul quale tu hai scritto 2 capitoli, se non sbaglio, di questo volume. Allora, il primo blocco di argomenti che vorrei trattare con te riguarda proprio l'ecofemminismo, il tema dell'ecofemminismo. Vorrei innanzitutto appunto che tu spiegassi ai nostri ascoltatori molto semplicemente che cos'è l'ecofemminismo, qual è la relazione tra ecologia e femminismo, che ovviamente non è una relazione immediata e ovvia, e quali sono le relazioni tra l'ecofemminismo e il femminismo tout court, o se vogliamo il femminismo che non si richiama a tematiche ecologiste. Tra l'altro mi aggancio subito con una ulteriore domanda: io uso ecologia, ecologismo e ambientalismo come se fossero sinonimi, perché lo sono nel linguaggio corrente, ma in realtà non lo sono affatto, quindi forse bisognerebbe anche introdurre una distinzione a monte tra ambientalismo ed ecologia. Sì, innanzitutto il capitolo che tratta dell'ecofemminismo è uno dei capitoli che sono stati scritti a più mani, ed è stato scritto da me e da Deletiengo.
ti rispondo, inizio a risponderti sull'ecofemminismo e poi passo a quella distinzione che sicuramente è di importanza fondamentale. Allora, il termine ecofemminismo viene coniato nel 1974 dalla francese François de Bon, però in realtà il movimento ecofemminista inizia a muovere i suoi primi passi già a partire dagli anni 60, ed è un movimento che non si riduce al porre in relazione il femminismo come movimento sociale all'ecologismo. Nel termine eco qui è racchiusa sono racchiuse molteplici prospettive che comprendono sia il rapporto tra esseri umani e natura, ambiente, sia il rapporto tra esseri umani e gli animali. Quindi diciamo che l'indagine principale degli esponenti dell'ecofemminismo è un'indagine che cerca di mettere in connessione gli elementi che uniscono il fenomeno del sessismo a due altre forti espressioni di dominio e di subordinazione della cultura contemporanea, ovvero la discriminazione degli animali non umani e l'abuso delle risorse naturali. I tre fenomeni, secondo l'ecofemminismo, sono così interconnessi da essere sia concettualmente che storicamente e che eticamente, filosoficamente, non affrontabili e non superabili se non visti come, diciamo, un unico blocco, un unico riferimento problematico. Riguardo la distinzione che sicuramente va fatta tra l'ecofemminismo e il femminismo in generale, ci sono due grosse prospettive in cui si può inquadrare l'ecofemminismo. Secondo alcune autrici è possibile parlare di tre onde, di tre ondate di femminismo. Una prima onda, la cosiddetta prima onda del femminismo, vede il movimento farsi portavoce di una posizione che cerca di andare oltre sia la rivendicazione femminile, diciamo, di uno statuto di razionalità, di diritti politici, economici e civili al pari della condizione maschile, e sia di promuovere, diciamo, una nuova visione della donna. C'è poi una seconda ondata, la seconda onda del femminismo, che invece cerca di affermare quelle che sono le specificità femminili come contrapposte e alternative alle specificità di una cultura di impronta maschilista. Ecco, secondo queste autrici l'ecofemminismo sarebbe da inquadrare come una terza ondata contemporanea del femminismo, quindi in quest'ottica il femminismo ha subito delle metamorfosi storiche, arrivando ai giorni nostri ad esprimersi come ecofemminismo, ovvero un femminismo che cerca di affrontare e superare tutti i modelli discriminatori, e quindi non si tratta più di individuare nella discriminazione della donna un problema, ma nel stesso pattern, lo stesso schema concettuale e mentale che porta alla discriminazione, al dominio e alla subordinazione. Solo lottando contro, quindi socialmente lottando contro quell'unico schema, si può lottare contro tutto quell'insieme di diciamo discriminazioni che vengono portate avanti. Quindi diciamo questa è una visione dell'ecofemminismo. Una seconda invece visione è contraria a questa interpretazione a cicli, a onde o storica del femminismo, che sembra portare il femminismo a essere una sorta di culmine di un processo storico femminista. Secondo questa seconda visione invece l'ecofemminismo è proprio un altro tipo di movimento che cerca di inglobare il femminismo come movimento ad altri movimenti che lottano contro la discriminazione. Quindi diciamo che ciò di cui viene accusata la prima visione ad ondate è di interpretare l'ecofemminismo come il culmine ultimo, il compimento del femminismo. Ecco, questa seconda visione dell'ecofemminismo sostiene che non sia così opportuno parlare dell'ecofemminismo come di un culmine, di un punto ultimo del femminismo, come di un movimento che cerca di integrare le istanze femministe a quelle di altri movimenti. Le autrici che si occupano, che sono definibili ecofemministe, sono tantissime, le prospettive e gli argomenti di interesse sono svariati. Volendoli raggruppare in due macro insiemi, abbiamo, diciamo, l'interesse ambientale e quello animalista. Autrici maggiormente interessate alla cosiddetta questione ambientale sono Rosemary Redford Ruther, Caroline Marchant, Val Plumwood e Karen Jane Warren.
diciamo che elemento, cioè, concetti chiave della loro riflessione sono l'esigenza di modificare radicalmente il paradigma culturale di pensiero della società occidentale, muovendo principalmente in tre direzioni. Anzitutto si criticano filosoficamente i vari dualismi gerarchici che la società contemporanea occidentale propone, il razionale contro l'emotivo è uno di questi dualismi più forti. In secondo luogo si cerca di andare contro a una visione astratta e troppo razionalistica della realtà, che cerca di decontestualizzare ogni precetto etico, e si cerca quindi di creare una contestualizzazione etica che ponga l'accento più che sui singoli enti, sulle relazioni che esistono tra gli enti. E in terzo e ultimo luogo la critica forte che viene fatta alla cultura occidentale, quella di proporre un'etica che è troppo razionale, troppo poco concentrata sull'empatia, la capacità simpatetica proprio dell'essere umano di proiettarsi sugli altri. C'è poi la corrente invece animalista, in cui ci sono autrici come Greta Garbo o Carol Adams o Mary Midgley, che a mio avviso è molto interessante e la posso riassumere veramente in due parole in questo modo. Andando contro la classica etica animalista di cui tu stessa hai detto che avete lungamente parlato, si può vedere l'etica animalista ecofemminista in questo senso. Mentre l'etica dell'antispecismo tradizionale è un'etica del tu devi perché egli è come te, cioè quindi è un'etica che si rivolge imponendo a noi di agire in un certo modo in virtù di una somiglianza umana dell'essere umano, l'etica animalista ecofemminista è un'etica che parte dall'altro e dice tu sei diverso da me e quindi io devo. Ed è molto interessante, io te la riassumo proprio con queste due frasi, perché secondo me si riduce qui il grosso della differenza e dell'interesse di queste due etiche. Nell'etica appunto animalista e ecofemminista si riconosce la diversità e si cerca di preservarla. Come tu hai detto, ci sono anche qui dei punti di contrasto, soprattutto sulla pratica del vegetarianesimo e veganesimo, anche all'interno del movimento stesso, e senza dilungarmi troppo sulla questione, perché comunque abbiamo anche non molto tempo, le due posizioni, le due più grosse posizioni sono ovviamente quella, una favorevole e una contraria. Per quanto riguarda diciamo, le autrici che sono favorevoli al vegetarianesimo, veganesimo morale, si sostiene che ogni teoria di liberazione, che sia dell'oppressione del maschio sulla femmina o degli animali da parte degli esseri umani, deve essere in grado di includere il più vasto numero di oppressi possibili. E quindi, in questo senso, il vegetarianesimo, il veganesimo come pratiche rientrano pienamente e doverosamente nel quadro teorico e filosofico dell'ecofemminismo. Secondo altre autrici che invece cercano di porre ancora di più l'accento sulla dinamica contestuale, sulla relazione propria di questa corrente di pensiero, il veganismo, il vegetarianesimo morale, quindi come imposizione morale, deve essere rifiutato, ma invece si può parlare di un vegetarianismo o un veganesimo morale di tipo contestuale. Che cosa si vuol dire in questo? Che se si cerca di argomentare, come spesso viene fatto dall'etica antispecista, contro la legittimità di nutrirsi o di utilizzare altri animali, in questo senso si ragiona in modo astratto, non si tiene in considerazione alcune popolazioni che non possono fare altro che nutrirsi di certe circostanze, di certi animali, di sfruttare certi animali, o ad esempio alcuni esseri umani che sono intolleranti o hanno problemi di allergie con svariati cibi che non sono di origine animale e sono costretti per certi versi ad alimentarsi in un certo senso. Quindi sicuramente il veganesimo e il vegetarianesimo sono auspicabili, però si deve cercare di trovare delle argomentazioni che non siano così rigide e quindi condannino a priori chiunque è costretto per motivi propri o sociali a dover utilizzare gli altri animali, ma cerchino di trovare dei modi di superare queste forme di subordinazione senza condannarle a priori a prescindere dal contesto. Certo. Spero di... mi ha colpito
Mi ha colpito appunto leggendo alcuni di questi contributi che alcune autrici appunto ascrivibili alla corrente dell'ecofemminismo criticano l'imposizione del veganesimo in quanto operazione da un lato di stampo sessista perché si dice improntata comunque ai bisogni nutrizionali di un maschio adulto, dall'altro addirittura improntata ad una sorta di etica neocoloniale. Nella misura in cui non tiene in considerazione il fatto appunto che alcune popolazioni appunto tipicamente non appartenenti all'Occidente industrializzato basano la propria sussistenza sul consumo di carne, quindi è un po', diciamo, rientra un po' in questo ambito la critica al veganesimo, se ho ben capito. Sì, in questo ambito io appunto ti ho offerto un esempio, ma un altro esempio che potrebbe essere calzante, molto interessante, è quello degli animali domestici come cani e gatti. Nella maggior parte dei casi anche una persona che si avvicina o che si avvicina proprio all'animalismo etico inizia la propria riflessione dal proprio animale domestico. E lì si pone subito un problema, perché anche ammesso e non concesso che cani e gatti possano vivere non nutrendosi di altri animali appunto macellati, la cosiddetta carne in scatola o i croccantini, quindi ammesso e non concesso, perché comunque gli studi sono non sono univoci a riguardo, è comunque chiaro che loro preferirebbero nutrirsi di quello, nel senso che pur non essendo il cane non è più un carnivoro forzato, lo è molto probabilmente ancora il gatto, ma al di là di questo è una loro preferenza. Allora, noi subordiniamo il cane nel subordinarlo a mangiare il cibo vegan, oppure da animalisti scegliamo di essere vegan, ma per rispetto di un cane che non vogliamo subordinare a noi, diamo a lui un alimento vegano? Ecco, in questo senso il veganismo morale imposto è un problema. Il veganismo contestuale, così come proposto da queste autrici, si pone in dialogo e cerca di diciamo, adattarsi al singolo contesto e alla singola relazione. Non so se questo esempio rende più chiara la differenza e il rapporto tra... Sì, sì, certamente, anche perché poi tra l'altro tocca un punto nevralgico, quello degli animali domestici, del loro nutrimento, che è una delle più grosse contraddizioni che gli antispecisti vegani vivono, insomma, sulla loro pelle, perlomeno coloro che hanno animali domestici. Senti, sempre continuando appunto in questa chiacchierata su alcune delle tematiche del libro, nella seconda parte del volume si affronta anche il tema che appunto ho ripreso, cui ho accennato prima, della differenza tra ambientalismo ed ecologia, e in particolare di quella corrente di pensiero che si chiama, che va sotto il nome di ecologia profonda, e che si contrappone alla cosiddetta ecologia di superficie o superficiale. Ecco, anche qui ti chiederei se è possibile di spiegare in che cosa consiste il pensiero dell'ecologia profonda, in che cosa si distingue dall'ecologia superficiale, appunto, e in quale relazione l'ecologia profonda può essere messa con, per esempio, una prospettiva antropocentrica o biocentrica o decocentrica che sia. Ecco, quindi qual è la relazione tra questi concetti? Sì, beh, allora innanzitutto, come dicevi tu bene prima, è bene fare una distinzione tra ambientalismo ed ecologismo, distinzione che direi può essere fatta in parallelo richiamandosi alla distinzione tra la zoofilia e l'animalismo. Mettiamo sullo stesso piano l'ambientalismo e la zoofilia. L'ambientalismo tendenzialmente porta le persone a sostenere di amare l'ambiente, di volerlo rispettare ed amare. In realtà, in questo caso, ciò che viene sottolineato dalle correnti etiche, come appunto l'ecologia profonda, è che in quest'ottica non si sta realmente amando l'ambiente. Che cosa si ama? Si ama il proprio parco affinché lo si possa fruire noi, o si amano, o si cerca di amare le generazioni future o i propri simili, preservando la natura per loro. Quindi in questo senso il dire, in ottica ambientalista, amo l'ambiente, è in realtà dire io amo l'essere umano e utilizzo l'ambiente come mezzo per amare l'essere umano. Idem, la stessa cosa si può dire per il rispetto. In quest'ottica anche la zoofilia è accostabile a questo, cioè delle classiche persone che dicono io amo gli animali, e quando dicono questo in realtà
amano vedere i documentari in cui ci sono le gazzelle, i canguri, e amano il proprio cane, ma non si fanno problemi nel nutrirsi di una bistecca o di un pesce. È improprio in quest'ottica parlare appunto di un amore verso gli animali, ed è più appropriato sostenere che si tratta anche qui di un amore verso un'idealità, di un rispetto verso un'idealità di essere umano che utilizza l'animale come metafora, simbolo, tramite cui l'essere umano stesso costituisce la propria identità separandosi da questa alterità. Ecco, l'ecologia profonda, così come l'etica animalista, si distaccano da queste forme di interessamento all'alterità naturale non umana, muovendo in direzione di riflessioni che riconoscano e diano una legittimità e una tutela morale a queste alterità. Mentre l'animalismo tradizionale si muove in un'ottica che è, per così dire, sensiocentrica o psicocentrica, cioè ovvero cerca di allargare il cerchio di considerazione morale a tutti quegli enti capaci di soffrire, provare dolore o avere un minimo di coscienza di sé, ciò che si cerca di fare con l'ecologia profonda e in più in generale con le etiche ecocentriche, tra cui c'è anche appunto l'etica della terra o l'etica dei valori selvaggi, è quello di adottare un'ottica che può essere o biocentrica o ecocentrica. Nel biocentrismo quello che si cerca di fare è cercare di difendere il valore morale, il valore intrinseco, il valore indipendente dalla nostra utilità di tutti gli enti che sono soggetti di una vita, ma non nel senso reganiano di essere consapevoli della propria vita, ma nel senso di avere una propria vita con dei propri beni beni soggettivi, così come è il bene di un prato o di un fiore l'essere innaffiato, allo stesso modo può essere il bene di un animale fruire di un certo habitat. Questa è l'ottica tendenzialmente biocentrica, di cui va sottolineato l'interesse è individualistico, si cerca di tutelare i singoli individui, quindi la singola forma di vita. Nella prospettiva ecocentrica, a cui invece è più vicina l'ecologia profonda, si cerca di attribuire un valore morale da tutelare agli insiemi vitali, e quindi si cerca di riconoscere che sì, sicuramente è importante parlare della difesa della singola forma di vita, ma è comunque fuorviante, inopportuno e controproducente focalizzarsi solo su quello. Facciamo ancora una volta l'esempio animalista: certamente liberiamo tutti gli animali da reddito, ma se muoviamo solo in quel genere di argomentazione, dove li mettiamo? Quali cause ci sarebbero? Poniamo che li buttiamo in un habitat che non è loro, perché loro non hanno habitat. Che danni avrebbe sull'habitat? E questo danno sull'habitat, che ripercussioni avrebbe su altre forme di vita e sulla stessa popolazione? In questo senso, l'ottica ecocentrica cerca di muovere in direzione di un interesse tra queste sinergie che ci sono tra forme di vita e ambiente, e cerca di dare un'importanza anche e soprattutto nell'ottica dell'ecologia profonda alle collettività, tale per cui è per certi versi più importante la collettività del singolo individuo, anche se non per questo il singolo individuo non deve essere meritevole di considerazione morale. Queste, diciamo, sono differenze tra ambientalismo e ecologismo, e con un approfondimento per l'ecologia profonda. C'è da dire che l'ecocentrismo e il biocentrismo in epoca contemporanea in realtà sono andate anche oltre a questa dicotomia tra concentrazione sui singoli individui o sugli insiemi olistici, e cercano invece, sono anzi consapevoli delle difficoltà di trovare un equilibrio tra i doveri che abbiamo verso i singoli individui, le singole entità viventi e le comunità di cui queste fanno parte, di cui noi stessi facciamo parte. Adesso ho voluto dare questi cenni appunto generali, non so se è il caso che mi addrenti troppo col tempo che abbiamo a disposizione. Dimmi se sono stato chiaro, se mi sono espresso bene. Sì, insomma. Sì, sì. No, chiarissimo, chiarissimo, sì, ci sarebbe moltissimo ovviamente da approfondire, purtroppo il tempo è già quasi finito, abbiamo ancora qualche minuto, e quindi ne approfitto per farti un po' l'ultima domanda che riguarda sempre comunque queste tematiche, cioè dall'ecologia profonda
e quindi dall'abbandono di una prospettiva antropocentrica in favore di una prospettiva bio o ecocentrica, passiamo a quella che tu chiami, insomma, che viene chiamata l'etica ecologica, che riguarda tra l'altro anche l'ultimo, credo, capitolo, l'ultima sezione del tuo volume. Tu parli di etica ecologica o di etica della terra, e mi sembra nel capitolo, appunto, che ha questo titolo, sostanzialmente proponi un punto di vista per il quale il nostro agire morale non sarebbe, non avrebbe basi razionali, quanto piuttosto basi che hanno a che fare con una spinta emotiva che tu chiami, rifacendoti a Hume, Adam Smith, la simpatia o la compassione, no? Ecco, che cos'è appunto l'etica della terra e ha relazioni con l'ecologia profonda? Diciamo, a prima vista sembrerebbe sì, però vorrei capire. Sì, 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 sì. Beh, allora, sicuramente, innanzitutto, padri fondatori dell'etica della terra sono Aldo Leopold, che è stato uno dei primi teorici, e in epoca contemporanea John Collicott, che è stato uno dei più grossi riformulatori del pensiero dell'etica della terra. Ha delle connessioni certamente con l'ecologia profonda, ma c'è una grossa differenza che le separa. Mentre per l'ecologia profonda il grosso del lavoro è un lavoro teoretico e teorico che ci porta a identificarci e a ritrovarci come membri di una comunità naturale, un percorso teorico che non necessita quindi anche di un percorso etico, allo stesso modo per cui se noi ci riconosciamo parte dell'intero nostro corpo è superfluo trovare dei precetti etici che ci dicano che non dobbiamo tirarci dei pugni in pancia. Ecco, per l'ecologia profonda quindi il grosso del lavoro è un lavoro teorico. Una volta che ci si riconosce, ci si percepisce parte della medesima comunità naturale, diventa superfluo andare a identificare i precetti morali. Per l'etica della terra invece il grosso del lavoro da fare è etico, quindi sicuramente c'è un lavoro teorico che ci porti a comprendere, grazie alle scienze della vita, con la biologia, l'ecologia, l'etologia, ci porti a capire che siamo implicati in e da la comunità naturale. Oltre a questo processo però serve anche un processo etico che ci porti a comprendere, a trovare delle guide che ci aiutino a meglio comportarsi con le alterità naturali, siano essi animali non umani o forme di vita vegetali o dinamiche ambientali. In quest'ottica la visione dell'etica della terra è particolarmente interessante perché parte da un assunto di base che è molto interessante, cioè uno degli assunti che si sostiene sia stato solo raramente riconosciuto all'interno dell'etica, ovvero che in realtà l'etica non è altro, se non altro tutte le etiche che sono sorte fino ad oggi non sono, si fondano nient'altro che su un'unica premessa, cioè ovvero che l'individuo, che ogni individuo è membro di una comunità di parti indipendenti. E in questo senso l'etica non sarebbe altro che un modo tramite cui l'essere umano autolimita la propria libertà per vivere in armonia all'interno della società di membri interdipendenti di cui egli stesso si riconosce essere parte. Quindi la chiave per l'etica della terra qual è? È che tutto dipende dal riconoscersi parte di una comunità che già storicamente possiamo constatare essere una comunità che è sempre più vasta. Cioè, viene identificata una prima fase dell'etica nei classici 10 comandamenti, in cui è chiaro che i precetti si rifanno a un piccolo nucleo di soggetti, sono diciamo dei precetti morali che hanno a che fare con relazioni quasi interpersonali. Successivamente ci siamo avviati verso un'etica che ha compreso sempre più individui, prima discriminati, le donne, gli individui di colore, fino ad arrivare appunto all'avvento della democrazia moderna. Un prossimo gradino di quest'etica, secondo l'etica della terra, è quello proprio di allargare i confini della comunità fino a comprendere tutta la terra. Il grosso pregio è quello appunto di comprendere che conservare la natura o tutelare gli altri animali non implica un agire da esterno alla natura o un agire in cui l'essere umano comunque non è un animale, ma implica il riconoscersi come parte di quella stessa comunità. E in quest'ottica il grosso della distinzione su cui appunto si fonda e di cui io parlo lungamente anche nel mio capitolo
dedicato proprio all'argomento, la teoria dei sentimenti morali, altrimenti detta del sentimentalismo comunitario, già proposta in parte da Adam Smith e David Hume, già ripresa in parte da Darwin nel proprio pensiero, ed è un contrasto tra le ragioni morali e le motivazioni morali. Entrambi hanno un peso e un'importanza nelle nostre decisioni morali e nelle nostre scelte etiche, però concentrandosi sulle ragioni morali si cerca di non si fa altro che concentrarsi sulle ragioni che vengono portate solo dopo che un'azione giusta o sbagliata è stata compiuta. Cos'è che però in realtà ci muove ad agire in un certo modo? Le ragioni vengono sempre dopo, sono in realtà le motivazioni morali, motivazioni che hanno un carattere di tipo emotivo e si rifanno in un altruismo che non deriva in realtà dall'egoismo, come secondo molti autori, tra cui Hobbes, sarebbe opportuno inquadrare l'altruismo. Cioè non si tratta di vedere l'altruismo come una delle derivazioni di un sentimento, di un unico sentimento che abbiamo con sentimento egoistico, ma come un sentimento che si affianca al sentimento egoistico stesso. Facciamo un esempio banale: con le ragioni morali noi possiamo sostenere che tutti gli esseri umani sono uguali, e credo che saremmo tutti d'accordo su questo fronte, però saremmo anche tutti d'accordo che in caso in cui avessimo la necessità di dover scegliere se comportarci bene o male nei confronti di un nostro caro familiare, i nostri figli, nostra madre, il nostro compagno, la nostra compagna, e l'alternativa fosse discriminare questo favorendo una persona noi sconosciuta, non ci penseremmo due volte a favorire chi ci sta più vicino. Ma in realtà non abbiamo motivi razionali per farlo. Perché? Perché due persone sono esattamente uguali. Che cosa mi porta in un caso estremo in cui posso salvare una persona di importanza internazionale oppure mia moglie a scegliere per mia moglie? Se dovessi scegliere scelte razionali, sceglierei per magari la prima persona, oppure non avrei proprio argomenti per scegliere. Che cosa ci muove in quell'ottica? Un sentimento che non è egoistico, un sentimento che è altruistico, che ci muove in direzione di soggetti che riconosciamo essere parti di una stessa comunità. Ora, esistono, secondo l'etica della Terra, e mi avvio a concludere, diverse comunità, diciamo concentriche, siamo al contempo tutti membri di diverse comunità, la nostra famiglia, i nostri concittadini, i nostri connazionali, la comunità globale, la comunità animale e infine la comunità terrestre. E il segreto, o se non altro la sfida del prossimo millennio, è trovare un bilanciamento tra due diverse forme di motivazioni morali. Quella motivazione che ci spinge a dare precedenza agli obblighi che sono generati dall'appartenenza a una comunità più a noi più vicina, sotto più aspetti, quindi anche storicamente più forte, con un secondo tipo di motivazioni morali che ci porta a dare precedenza agli interessi più forti rispetto agli interessi più deboli. L'esempio tipo, anche qua, come avrei capito, mi piace fare esempi per rendere le cose più fruibili, è la situazione in cui abbiamo dei membri della nostra comunità umana che sono impiegati, ad esempio, in un'industria nucleare, e dobbiamo votare se abolire quell'industria nucleare o meno. Spesso gli argomenti che vengono portati contro lo smantellamento di questa industria, ma anche non nucleare, pensiamo a un'industria che muove, che si occupa di deforestazione. Ecco, gli esempi che vengono portati è: volete lasciare disoccupate queste migliaia di persone? Ecco, nel primo caso abbiamo un dovere più forte verso la comunità di esseri umani, ma nel secondo caso gli interessi, cioè gli interessi della comunità vitale di cui facciamo parte, che viene danneggiata dalla deforestazione o dall'industria nucleare, sono più forti degli altri. Come scegliere in quest'ottica? Trovare un bilanciamento. Personalmente, e seguendo l'ottica dell'etica della Terra, io propenderei per dare precedenza agli interessi più grandi, anche perché viviamo in una società in cui ciclicamente persone vengono reinserite diciamo in altri contesti lavorativi perché le loro posizioni cambiano. Quindi questo motivo in questo caso secondo me è meno forte. Però ecco, l'etica della Terra muove in direzione di cercare un bilanciamento tra queste due tipologie di motivazione morale. Scusa se mi sono dilungato. No, figurati, assolutamente. No, è interessantissimo, solo che purtroppo siamo arrivati alla fine del tempo che ci è stato concesso, e speriamo magari di poterci sentire di nuovo per approfondire ulteriormente. Senti, io ti ringrazio
moltissimo di questa chiacchierata. Allora ricordo Etiche dell'ambiente, Voci e Prospettive, edizione LED, comprate questo libro. Grazie Matteo e a presto. Grazie a voi, grazie. Ciao. Ciao.